tristezza, per favore vai via, tanto tu in casa mia no, non entrerai mai. C'è tanta gente che ha bisogno di soffrire, che ogni giorno piange un po', invece Ornella vuole. Ma noi che siamo un po' troppo al buio, no? È bello che stiamo al buio. Eh no, perché 450 euro dobbiamo risparmiare su qualcosa, ragazzi, dai, possiamo spendere. Buongiorno, due domande, poi una domanda per Sergio. L'ambientazione nel mondo dei vini, come nasce questa idea di questa passione per il vino? E poi questo è un film, una riflessione sul mondo dello spettacolo, oltre alla commedia, insomma, dici qualcosa anche di molto molto serio, riflettendo sulla società in cui viviamo. Volevo chiederti queste due ispirazioni. Ma perché entrambe fanno parte del mondo dell'immagine, diciamo così, quella del vino, perché è andata molto di moda negli ultimi anni questa presunta capacità di intendersi di vino. Un po' tutti, senti a tavola, mi dà un vino di non lo voglio più strutturato, più in via barrique, insomma tutti che bevono senza capire niente. E mi sembrava giusto che un attore si facesse confondere da un mondo del genere, un attore così fragile come mi sembra Arturo, il personaggio che interpreto io. E il mondo della televisione, no, più che una critica alla televisione, è un voler dire che spesso il successo è legato a un fatto effimero, quindi la televisione che dà un lancio così grande, che avvicina a milioni di persone, è rischiosa se non c'è il talento dietro. Ci sono persone che ricevono un successo inaspettato e non sono pronte, e questo può essere addirittura peggio che essere sfortunati, insomma, questo è tutto qui. Sergio, mi chiede se si è ispirato a qualcuno per il suo personaggio, di questa gente allucinante. Non mi sono ispirato a nessuno. Cioè, avevo voglia così di lasciarmi andare un po' proprio al mondo di Vincenzo. Avevo voglia di lavorare con lui tantissimo, infatti gliel'avevo detto una volta, ci eravamo incontrati, avevo detto: guarda, io ho voglia di lavorare con te. Forse lui, insomma, ha pensato che io gli dicessi una cosa che magari non era poi così vera, invece io gliel'ho dimostrato, e penso, e volevo dimostrarglielo anche quotidianamente sul set, nel senso volevo proprio lasciarmi andare al suo mondo, perché l'avevo visto in teatro, conoscevo i suoi film. Mi sembra che in qualche modo noi si abbia anche un po' la stessa formazione, perché c'è nel passato il teatro, e quindi insomma sono molto divertito, ma non divertito perché stavamo lì insieme e ci divertivamo, ci divertivamo molto, però lui ha poi l'abilità di riuscire a prendere quel divertimento e metterlo poi, diciamo, nella scena e quindi sullo schermo. Non mi sono ispirato a nulla, ho cercato in qualche modo di seguire le sue direttive, ho cercato di capire quello che voleva da me. Una domanda qua. Allora, intanto, scusa Sergio, non ti sei ispirato a nessuno, però il nome e cognome somiglia a qualcuno. Dillo tu. Del copione. Si chiama Enrico Pignatelli. Prima ci stavamo, se lo chiamavi Enrico Pignatelli era... E non siamo così cialtroni. No. Però, no. Vabbè, adesso ti chiedo un'altra cosa. Per un altro lavoro, se no sareste ben peggio. No, no. Allora, ti voglio chiedere una cosa, qui manca, secondo me, il più bravo di tutti. No, lo voglio bene, cominciamo con bambino pure tu. Con bambino? No, ma... Senti, io ne ho visto in una trasmissione l'altra domenica, ridevo da solo. Era fantastico quello che hai fatto. Era una niente. Perché lui veramente, no, ma perché l'attore del film ce l'ha con l'attore piccolo... Perché tutti fanno i complimenti a lui, ma fare i complimenti ai bambini, perché fanno i bambini, ma che complimenti? Cioè, non è che mi fanno i complimenti io perché faccio il cinquantenne, faccio i complimenti perché faccio la parte. Ma che recitano i bambini? Come se, qualsiasi cosa, se tu reciti a fianco a un bambino,
Bravo, bravo, ma quel bambino, ma quanto è bello, ma quanto è bella faghezza, ma fa niente. Cioè non sanno fare nulla, poi mi riportano molto fuori al teatro, fai sentire, è fuori neve che è una commedia mia, a memoria, di, ma neanche mezza parola, neanche il titolo sanno, mi guardano così, dico, ma non la sa, povero ragazzo, lascialo in pace. Queste cose. Vabbè, dipende sempre da un bravo regista se recita bene un bambino, comunque. Ma stavamo scherzando. Certo, volevo fare la domanda a Giorgio Panariello, che è sempre più bravo, la prendo un po' da distante a Giorgio, nel senso che a Venezia Fratelli Coen, cioè George Clooney e Brad Pitt hanno detto Fratelli Coen che hanno scritto questi ruoli degli stupidi, insomma degli imbecillotti, proprio pensandosi a Giorgio che avrebbe. Già la seconda volta che succede questa cosa. Allora tu sia con Pieraccioni facevi un po' un folle, che è una cosa tra l'altro difficilissima perché si cade, cioè, c'è il rischio che si scada, no, nella macchietta. Che in questo film qui insomma sei sempre una persona che ha problemi mentali. Per cui ti vedono in questa maniera, ti vedono un po' mazzerellone oppure no? Evidentemente mi vedono un idiota e c'è proprio un caso, quando non c'è neanche bisogno di fare il casting. Allora qui c'è come protagonista un idiota, Panariello, si piglia lui. Sì, sì. No. Quanto è stato difficile fare questo per te? Ma è stato difficile perché, come hai detto tu, insomma, è sempre molto difficile rimanere su questo filo sottile, questa sottile linea che può essere, come dire, magari con un piccolo passo falso si può scadere veramente nella macchietta o... E questa mi fa molto piacere che insomma registi come Vincenzo, come Leonardo mi hanno dato la possibilità di dimostrare che insomma si possono fare personaggi credibili al cinema pur essendo un comico di derivazione televisiva, e questa è sempre la grande sfida. Tutte le volte che accetto un ruolo, tutte le volte che accetto di fare un film, c'è sempre questa paura dentro di me, ma vedo e leggo questa grande fiducia da parte dei registi, degli amici in questo caso anche, che mi danno questa grande opportunità, quindi sentendo questa fiducia riesco ad essere così, a interpretare in maniera credibile il personaggio. Evidentemente insomma c'è la sua difficoltà anche a fare un ruolo così da idiota, da fuori di testa. In questo caso invece questo personaggio che apparentemente è così, come nel caso del personaggio di Pieraccioni, poi alla fine ha una sua umanità, una sua intelligenza forse superiore anche al regista e al protagonista. Ora io non vorrei... Ora stai scantonando. Una domanda qua. Natural Style del gruppo Cairo. Volevo fare una domanda sia a Vincenzo Salemme che a Rubini. Lei ha dichiarato che un attore spesso è vittima dei ruoli che ha interpretato, quindi se ha fatto sempre il cattivo viene visto come cattivo, se ha fatto il comico come comico. Esiste la possibilità che un attore sia condizionato dal personaggio che interpreta, nel senso che le cose che gli succedono in scena poi riverberino nella sua vita, gli accadano veramente a tutti e due? No, addirittura questo no, se no deve andare a un psichiatra, no, a me non mi è mai successo. Può succedere, sì, che l'attore resti incastrato in un ruolo, sì, ma sua involontariamente, contro la sua volontà. Questo sì, può accadere che fai un cattivo in uno sceneggiato, in una fiction che va fortissimo, e dopo diventa più complicato farti vedere in maniera buffa, per esempio. Anche se l'attore deve avere le corde per fare entrambe le cose, non esiste il personaggio comico, ma esiste il personaggio. Poi fai ridere perché la situazione fa ridere, non perché tu fai ridere, secondo me. L'attore così dove era, Alberto Sordi non era un comico, era il più grande attore esistente e faceva, se la cosa era buffa, la faceva diventare buffa. Io, senza volermi avventurare in riflessioni di tipo pirandelliano, però penso che in qualche modo gli attori sono delle persone con dei problemi delle volte di identità, per cui c'è caso che poi un'identità in prestito, come è un personaggio, magari quando funziona, possa rimanerti vischiosamente addosso, magari l'immagine, magari i capelli, magari insomma è come una maniglia, un personaggio a cui delle volte ci si può attaccare e poi quella roba lì ti rimane un po' addosso e delle volte insomma poi fai fatica a togliertela di dosso, però questo poi, ecco, appunto, senza andare a finire dallo psicanalista, insomma, fa parte del gioco in qualche modo. Tristezza, per favore vai via, tanto tu in casa mia, no, non entrerai mai.
nella voce.